Pedro Manfredini, per tutti Piedone, leggendario attaccante giallorosso di quella Roma anni 60. Ancora oggi è nel cuore di tutti noi tifosi. Noi della Roma 24 abbiamo avuto il piacere e l'onore di poterlo incontrare. Buongiorno Manfredini. Grazie, buongiorno, grazie. Innanzitutto mi consenta di ringraziarla, per noi questa è un'occasione davvero importante. Grazie. E un grande onore poter essere vicino a lei. Grazie. Allora, argentino, classe 35, lei giunge in Italia dopo essere stato campione dell'Argentina nel 58 con il Racing, vince anche il trofeo campionato sudamericano con la nazionale nel 59, arriva a Roma. La Roma paga 78 milioni dell'epoca per farla venire. Perché lei sceglie Roma? Non l'ho scelto io praticamente Roma, c'erano parecchie squadre che me volevano, però non l'ho scelto io perché c'erano questa gente che lavora in queste partite, queste cose qua, che voleva venire a Roma. E è andata bene venire a Roma perché sono stato benissimo e io già non è che sono venuto un pochino affrettato perché c'avevo una gamba che non stava molto bene e allora non ho potuto fare più gol con la Roma per quel motivo lì. Beh, non è che ne ha fatti pochi comunque. No, però comunque dovevo farne anche di più. Io ho smesso giovane a 31 anni, non era da smettere, credo che. Poteva ancora dare qualcosa. Voglia, sì, no, era bello perché io a quell'età già uno già comincia a avere delle belle cose, belle società, belle amicizie, belle, qualunque cosa, era bello. E allora a noi ci voleva fare queste cose qua. Il 22 giugno del 59 a Ciampino, lei sbarca alle 4 di notte, ci sono un po' di fotografi ovviamente ad attenderla e c'è anche Brunetti, sì, che in qualche maniera le fa un piccolo scherzo, diciamo, no, così, però è andata bene. Nel senso, è stato un amico proprio. Questa foto, da cui poi deriva il suo soprannome Piedone, ci racconti insomma di questa foto particolare? Sì, è uscito dei due fratelli che c'erano lì al giornale. Allora hanno tirato fuori questa foto quando io scendevo dall'aereo e hanno detto guarda che piedi che c'ha, e non mi ha fatto Piedone subito. Invece era un normale 42. Sì. Era solo, diciamo. Sì, perché noi in quel tempo si usava quando. Noi non venivamo come adesso in un aereo. Adesso vanno anche nudo in aereo. Una volta devo venire vestito, con le scarpe, bello, tutto bello. E perciò ho dovuto fare queste scarpe grosse che c'erano e purtroppo sono usciti fuori queste scarpe con questo piede e mi hanno messo Piedone. Manfredini è un bomber imprendibile, addirittura in Argentina dicevano no corre, vuela. Comunque sì, era proprio velocissimo. Era bello, sono stato i 3 anni che sono stato con Racing. Con Racing sono andato molto bene, grazie a Dio. Abbiamo vinto 2 campionati, abbiamo vinto una coppa, abbiamo vinto parecchie cose. E poi con la nazionale pure. 104 gol in 164 partite con la Roma, una media impressionante. Nel 60-61 addirittura lei nelle prime 8 giornate fa 4 triplette, sì. Questi sono numeri impressionanti. Sì. No, veramente, perché l'altro giorno è uscito sul giornale, mi hanno messo come capocannoniere di queste coppe qua, il secondo sta a 4 rette, io sto a 10. Lei tra l'altro capocannoniere, sì, in Serie A, addirittura capocannoniere in Coppa delle Fiere, sì. Insomma, diciamo che la rete l'ha fatta muovere, sì, parecchie, sì, volte. Veramente sì, a Roma sono stato benissimo, mi hanno voluto sempre bene tutti e io le voglio bene a tutti i romani. Senta, arriviamo a quel 25 aprile del 62, 55 anni fa, 40.000 spettatori
la partita vive in un sostanziale equilibrio, diciamo così, si arriva ai rigori, lei ne deve battere 6. Qual è lo stato d'animo sapendo che deve battere 6 rigori? Innanzitutto era già stato stabilito che li avrebbe battuti tutti e 6 lei? Ero io il rigorista della Roma. Perciò all'inizio, il primo anno non tanto, dopo il secondo anno ho cominciato a battere i rigori io. Ho sbagliato uno contro l'Inter e basta. Qual è il ricordo di quella giornata, di quel derby appunto in cui lei fa 6 gol? Vicino i giocatori di Varciario sempre mi dicevano che non dovevi calciare tutti te. Passando alla Roma attuale, il centravanti della Roma attuale è Zebo. Lei ritiene che ha qualche caratteristica che possa in qualche maniera avvicinarsi un po' alle sue? È un giocatore completamente diverso? Non ci stanno i centravanti identici. Sono tutti diversi, tutti. Nessuna caratteristica le si può avvicinare. Non c'è nessun giocatore che può essere chi deve essere il centravanti, fa il centravanti e buonasera, altre cose non può fare. Ok, è molto, molto diverso. Certo, infatti così. Già, ci stanno i giocatori Mediano, Terzini, che sono tutti uguali, giocano la stessa cosa, fanno la stessa cosa. Invece il centravanti, vedi adesso per esempio l'argentino come sta? Certo, a questo. Lui calcia talmente bene il pallone che li mette quando vuole dentro la porta. Cosa manca secondo lei alla Roma attuale per poter emergere, per poter vincere qualcosa, per imporsi? Ma io più di questo che fa questo allenatore qua non credo che può fare, più di quello. Perché poi vede che la Juventus vince tutto, vince sempre, perché è logico, c'ha tutti i giocatori perfetti, è difficile battere la Juventus, invece con la Roma è un pochino più facile batterla, ma penso che non c'è nessun giocatore della Roma che si può avvicinare alla Juventus, per esempio. E poi adesso stiamo a metà campionato, mancano ancora un po' di giornate. Penso che quando arriverà la Juventus arriverà con parecchi punti di vantaggio. Quando dice che è più facile batterla la Roma rispetto alla Juventus, cosa intende esattamente? Cioè, qual è il lato debole? La Juventus c'è il difensore, c'è tutta la gente che vuole, c'è poi il fenomeno che fa un sacco di gol. Buonasera, con quello già ha fatto una grande cosa la Juventus. Prendere l'Argentino. Le posso chiedere cosa rappresenta per lei Roma come città, come tifosi, e la Roma come squadra? Perché che cosa significa Roma? La mia città. Ho vissuto sempre a Roma, mia figlia è nata qui a Roma, è sposata, ha 3 figli, ha 2 nipoti. Perciò stiamo tutti messi qua a Roma, purtroppo è bellissima Roma. Anzi, era molto più bella prima, quando sono arrivato in Argentina. Adesso c'è troppa gente che è andata fuori di Roma. Senta, questo è Io e Piedone. Sì. Lei qua in qualche maniera, questo è un libro appunto del 62, in cui lei fa una serie di Manfredini confidenziale, racconta un po' di cose e parla anche del rapporto un po' tormentato forse con Carniglia. Ma io ne ho dato retta questo, perché Carniglia era così, buonasera, lui c'aveva Iacono, Gerino, c'avevano quei giocatori lì, perché giocavano sempre a carte, facevano cose, io non mi sono messo con loro. Comunque, poi che ha fatto Carniglia con me? Non ha fatto niente. È arrivato solo delle squadre, ha perso quelle partite, hanno cacciato via e buonasera a Cecchi. Poi sono entrato io, ho cominciato a fare gol e questo è stato il mio grande risveglio che ho avuto. Comunque non era facile Carniglia, non era facile, né con me né con nessun altro. Un allenatore tosto, diciamo. Era un po' difficile. Era come altri allenatori che erano più vicini. E lui era così e buonasera, dove
doveva fare quello che diceva lui. Senta, qua abbiamo un'autentica reliquia, mi verrebbe da dire. Sì. Questo è il pallone della finale della Coppa delle Fiere. Sì, certo. Questo immagino lei lo conservi in maniera assolutamente celosa. Che cosa è stata? È quella... di nipote questo. Ma lo ha regalato a suo nipote? Sì, un nipote davvero fortunato. Veramente fortunato. C'ha 20 anni adesso, perciò è un ragazzo ancora. Vabbè, lui c'ha questo pallone qua. Che cosa ha significato poter alzare al cielo questa coppa, la Coppa delle Fiere in quel periodo con la Roma? Penso che la più bella cosa che può avere un giocatore quando gioca. Avere la finale, vincere la finale e prendere il pallone. È la più bella cosa che esiste. Non credo che c'è un'altra cosa più bella di questa. Vedo che si sta emozionando, no, sta facendo emozionare anche noi. È molto bello questo, davvero. No, no, non è quello. Mi piace parlare di queste cose. Allora ogni tanto c'ho la voce che mi... No, ma è bellissimo, lo sottolineavo con voi. No, una cosa molto ma lo so, ma grazie a Dio sono felice anche con voi perché vedo che siete delle brave persone. Insomma, grazie. E avete portato questa roba qua che per me è una cosa proprio assurda. Ma ne abbiamo ancora altra, dopo anzi, no, noi ne approfitteremo per farci autografare tantissime cose. Ma io ho parecchie cose che ho portato in Argentina. C'erano i miei fratelli, ce l'ho regalato anche loro. Sono molte cose che ho a giro ancora. Senta, vogliamo fare un saluto ai tifosi giallorossi e in particolare a quelli della Roma 24 che la seguono ovviamente sempre con grande passione. Le ringrazio. Io devo fare un saluto a tutti, a tutta la gente, perché qui a Ostia mi conoscono tutti. Vabbè che sono tanti anni che io abito qui, però mi conoscono quasi tutti, mi salutano continuamente, sono educati, sono gente che non ti salutano solo per salutarti, è un piacere per loro. Adesso prima venendo qua mi ha fermato un signore qui e mi ha tenuto lì 10 minuti. E lo so perché veniva un pochino prima. Io le ringrazio. Grazie, è stata una grandissima opportunità, un grandissimo piacere, grazie ancora e grazie alla BOA, il birrificio ostiense artigianale di Ostia per l'ospitalità. Grazie.